cordiale buonasera dal Palafaraccio, dove andrà in onda l'incontro di basket favorevole per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone D. Questa sera ospite il Giulianova in maglia blu contro l'Isernia nella classica maglia bianca. Intanto già il Giulianova si è portato in vantaggio. Andiamo a vedere i quintetti schierati dal suo allenatore. Partiamo dagli ospiti, guidati da Ernesto Francani, coadiuvati da una vecchia conoscenza del basket bolisano, Gianluca Canavina, con Sacripanti, Coronelli, De Angelis, Ricci e De Paoli. In panchina sempre per gli abruzzesi, Gallerino, Gianella, Didiomede, Magazzini e Zacchigna. Isernia Basket che attacca dalla sinistra alla destra dei nostri tedeschermi. Coggia San Filippo, coadiuvato da Incolico Manticoli, ha schierato il seguente quintetto: Norcino, Trigiani, Patani, Serio e Salari. In panchina abbiamo Marinelli, Melchiorri, Gazzineo, Sipala e Luca Lenticeo. Il risultato dopo un po' più di gioco andato vede in vantaggio gli ospiti per 4-0. Sacripante, lo scarico e poi ancora il tiro da parte di Ricci, palla sul ferro. Salari, azione personale di Salari, palla che gli viene toccata, rimessa laterale per l'Isernia. Gli arbitri sono entrambi pugliesi, Bartolomeo Antonio all'esordio qui al Palafraccio e anche qui una vecchia conoscenza, Danny Lillo. Sempre 4-0 per gli ospiti. Il tiro da 3 di Salari, palla sul ferro, il rimbalzo questa volta è preda delle maglie blu del Giulianova. Sacripante chiama lo schema, De Angelis, Colonnetti per De Paoli, ancora De Angelis, scarico per Sacripante, su il tiro e palla nel canestro. 7-0, ottimo l'avvio da parte degli ospiti. Norcino, Salari, Patani, azione personale di Patani contro De Paoli, fa la meglio però la difesa in maglia blu. Sacripante, scarico per De Angelis, palla a Ricci, chiama lo schema Ricci, blocco da parte di De Paoli, scarica per Sacripante che subisce il fallo, primo fallo dell'incontro, rimessa laterale per il Giulianova. Vediamo anche la classifica di questo campionato nazionale di Serie B, Girone D, che vede a punteggio pieno il Bisceglie, già protagonista qui al Palafraccio con 12 punti. Poi abbiamo il Campi, una gara in meno a 10, Montecanaro e San Sertilio e San Severo a 8. Poi troviamo proprio l'avversario di oggi dell'Isernia Basket, il Giulianova. Intanto nel primo canestro della tua di casa con Serio. Diciamo, troviamo il Giulianova, il Pescara e il Vini del Matera a quota 6. Poi a 4 punti abbiamo Isernia, Taranto, Senigallia e Ottona. A 2 punti Perugia e Monteroni, ancora primo di vittorie i cugini del basket. Aggiorniamo il punteggio dunque, 6 minuti e 36 alla fine del primo quarto, 7 chi difende, 2 chi attacca. Trigiani, Salari, azione personale di Salari, viene stoppato da Colonnelli, il contropiede in Giulianova, azione per De Angelis che anche lui finisce da stoppare la Serio. Salari dall'altra parte sbaglia la conclusione da sotto, però Trigiani recupera la palla a spicchi. Ancora 14 secondi a disposizione per i ragazzi di San Filippo. Norcino,
da 3, il fallo su di lui da parte di Sacripante, rimessa laterale. I due capitani sono appunto Giuseppe Sacripante e Gabriele Trigiani. Serio, scambio con Savari, scarico per Patani, un tiro da 3 lunghissimo, il rimbalzo però di Trigiani che non controlla bene la sfera e dunque rimessa laterale per il Giulianova. Cambio nelle file dell'Esernia, esce Trigiani ed entra Melchiorri. 5 minuti a 46, 7-2, parità di falli. Giuseppe Sacripante verso Antonello Ricci, ancora in mano con il Colonnese in zona personale e canestro, nono punto per il Giulianova, siglato da Simone con Salari, passato da Ricci, Patani, Serio, Norcino, scarico per Patani, azione personale di Patani, conclusione infelice, rimbalzo per la squadra ospite. Colonnelli, blocco di De Paoli, Colonnelli, azione personale e undicesimo punto, time out chiesto dalla panchina in maglia bianca dai padroni di casa, come al solito come Carmine Di Pilla. Avvio non felice, contrariamente alla tradizione casalinga, 9-2 per la squadra del Giulianova che si dimostra un bel quintetto. Sì, è una squadra compatta, ben messa in campo, giocano la palla, non forzano mai il tiro e niente, tutte conclusioni buone perché comunque hanno avuto una buona scelta di tiro. I nostri sono stati un po', diciamo, in attacco un po' sfortunati, abbiamo sbagliato un po' troppo e niente, loro sono una buona squadra. Pensi che si senta ancora tra le gambe la sconfitta di Matera? Ma non penso, dopo una settimana ormai le partite, cioè ogni partita va a stare a sé, quindi si ricomincia da zero, quindi secondo me non influisce sui risultati di Matera. E dunque tutto è pronto per la ripresa di questo primo quarto, 11-2 per il Giulianova. Dell'Isernia Basket intanto è uscito anche Simone Serio, al suo posto è entrato Luca Gazzineo. Mattia Norcino, personale di Norcino, si appresta la conclusione, lo scarico per Gazzineo, sbaglia la pagina, conclusione, il rimbalzo da parte di Ludovico De Paoli, poi ancora Sacripante, Giulianova, fallo in difesa da parte di Patani, secondo fallo di squadra, rimessa laterale dunque per il Giulianova, 4 minuti e 23 alla conclusione del primo quarto, in vantaggio la squadra viaggiante. Cambio tra le file del Giulianova, esce Antonello Ricci ed entra Danilo Gallerini. Rimessa in gioco per la squadra abruzzese, Colonnelli, lo scarico per De Paoli che da sotto non riesce a realizzare. Diamo lo schermo per i Mosciani, Norcino, Norcino e Salari si scambiano la palla a spicchi, Salari azione personale, sbaglia la conclusione da sotto, il rimbalzo di De Paoli, Sacripante, palla a Gallerini, ancora Sacripante, lo scarico, il tiro deviato da Norcino e
distanze tra due squadre, 11 che attacca, 5 che difende. Sacripante, il fallo in difesa da parte di Cazzineo su Colonnelli, e dunque rimessa laterale, terzo fallo di squadra, esce Patani ed entra Sipala. Esce pure dall'altra parte il capitano del Giulianova, Giuseppe Sacripanti, ed entra di nuovo Antonello Ricci, che viene servito in questo istante. Su il tiro e il canestro, leggermente addormentata la difesa in maglia bianca, 13-5 sempre per la squadra che difende. Fallo chiamato alla difesa, dunque rimessa laterale per i ragazzi di coach San Filippo. Fallo di De Angelis. Salari verso Cazzineo, scambia per due, la palla spicchi, ancora Salari per Cazzineo, non ha un buon controllo Cazzineo, dunque alla meglio la difesa in maglia verso De Angelis. Azione personale da sotto, il fallo della difesa in maglia bianca. Bisogna raggiunge così il quarto fallo di squadra e ci saranno due tiri liberi. Primo tiro per De Angelis, Simone, 14° punto per il Giulianova. Ancora un'altra opportunità per la squadra ospite per il possibile più 10. 2.53, sbaglia però il tiro libero. 14 Giulianova, 5 Serri. Salari, vediamo lo schema, Melchiorri da 3, un tiro lunghissimo, nulla da fare, il rimbalzo premia la squadra in difesa. Contropiede, prova il tiro da 3 De Angelis, anche qui l'errore. Norcino, azione personale di Norcino, poi lo scarico per Melchiorri, il tiro di Melchiorri questa volta riesce a entrare nel canestro. 14-8 per il Giulianova. De Angelis, Paolo, Ricci, da sotto, anzi era De Paoli, da sotto non sbaglia il 16° punto. 8 dunque i punti di differenza tra le due squadre. Il tiro da parte di Norcino, palla sul ferro, il rimbalzo però è delle maglie blu. Scarico per De Paoli, il suo tiro, palla che viene evitata dal canestro, il rimbalzo è del Giulianova, ma la palla per fortuna della difesa molisana esce fuori, dunque Isernia riconquista la palla spicchi. Entra intanto nel Giulianova Diomede, Simone, Melchiorri. Rubata palla di Melchiorri, personale, il fallo da parte di Norcino e dunque due tiri liberi per il capitano in maglia blu. Minuto e 26, 16-8. D'ora in poi ogni fallo della squadra in maglia bianca verrà punita con l'esecuzione dei tiri liberi. 17° punto. Ancora un'altra opportunità. Sbaglia però il canestro. Il risultato 17-8 per Giulianova. Norcino, Salari, 10 secondi alla conclusione, ancora Salari verso Sipala contro De Paoli,
buono il movimento di Sipala, non la conclusione, l'errore da parte di Serio, il contropiede di Gallerini per il Villanova, il tiro da tre da parte di Sacripante, palla sul ferro, 40 secondi alla conclusione del tempo, Salari prova da tre, palla anche sbagliata. Viene stoppato da Serio, 33 secondi alla conclusione, 17 Villanova, 8 Isernia, rimessa laterale per i padroni di casa. Salari raddoppiato, Chiozzi, 20 secondi alla conclusione del match. Serio, Norcino, il tiro di Norcino, palla sul ferro, il rimbalzo però è delle mani che possono andare a concludere il tempo con un tiro all'ultimo secondo. E infatti il Sacripante sgancia il canestro del 20° punto, 28, si conclude il primo quarto. Secondo quarto, il risultato vede il Villanova in vantaggio per 20-8, dunque 12 le lunghezze di differenza tra le due squadre. Norcino taglia il passaggio, in qualche modo recupera Melchiorri, 10 secondi alla conclusione, il tiro, anzi l'idea di Sipala di entrare è buona, ha l'effetto di far fare fallo alla difesa in maglia blu e tiri liberi dunque per Andrea Sipala. Si appresta al primo tiro libero, lo realizza, 20-9. Si prepara per il secondo. Tutte e due messi, buona la sua percentuale. Buona la sua percentuale. Sì, per ora sì, 2 su 2. Quindi... è raro vedere il giocatore in maglia bianca. Ma pure nell'ultima parte in casa è migliorata la percentuale al tiro libero. Speriamo bene perché i tiri liberi sono fondamentali.
Monza in maglia blu. 23-15, tiro libero, anzi time out. Abbiamo assistito a un inizio discreto, siamo un po' migliorati rispetto alla prima fase, al primo quarto. Niente, loro hanno giocato benissimo la prima parte della gara, sia in difesa che in attacco. In difesa sono stati bravissimi perché non solo hanno pressato tutto campo e raddoppiavano sul nostro play i salari, erano messi in difficoltà. Poi in difesa erano molto aggressivi e poi il cambio sistematico, riuscivano sempre a chiudere e forzare il nostro tiro. Con l'errore sul tiro poi hanno preso sempre il loro rimbalzo. Quindi è stata, per loro il primo quarto è stata una partita. Nelle serie a basket qual è l'altra chiave per vincere questo incontro? È lunga la partita. Soprattutto siamo in una fase positiva, penso che la squadra possa rientrare in partita. Non c'è un giocatore in particolare, che tutti quanti devono entrare in partita bene e dare una mano alla squadra per fare rientrare col punteggio sulla squadra avversaria. Tiro libero dunque aggiuntivo per Martia Norcino, 23-15 per la squadra ospite. Realizza 16° punto Sacripante. Verso Cialella. Ricci. Tiro da tre e il canestro del 26° punto da parte di De Angelis. Norcino a zona in Giulianova, il fallo in attacco da parte di Serio per blocco irregolare, rimessa in gioco da parte di Ricci, palla affidata a Stefano Cianella. Cambio tra i due, ancora Cianella. De Angelis, uno contro uno contro Spala, si gira, sbaglia però la conclusione, il rimbalzo in qualche maniera riesce ancora nelle mani. Il tiro da parte dello stesso De Angelis, il rimbalzo di Colonnelli, ancora il Giulianova in avanti. 10 secondi alla conclusione dell'azione per gli abruzzesi, poi c'è lo scarico e la facile conclusione della squadra ospite che si riporta in vantaggio di 10 punti. Norcino, Sipala, Lenticeo, Norcino, Lenticeo, scarico per Sipio, tiro da tre di Norcino. E il canestro del 19° punto. Cialella verso Ricci, lo scarico per Didio Neve che però non controlla la palla, spicchi. 28-19, il punteggio sempre per la squadra abruzzese. Esce Mattia Melchiorre ed entra il capitano del Serbia Basket, Gabriele Trigiani. Norcino affrontato da Ricci. Sipala, Lenticeo, ancora Norcino, Sipala, fallo su Sipala. E dunque presumibilmente ci saranno tiri liberi per Andrea Sipala. Tre i falli commessi in questo secondo quarto dal Giulianova, non solo dall'Isernia Basket. Intanto entra Colonnelli ed esce Ricci, sempre nel Giulianova.
Andrea Sipala, due tiri liberi per lui. Ritorniamo al passato, nulla da fare per il primo, proverà il secondo per il ventesimo punto. Gianella di Norcino, occasione persa, 4:36 dunque in vantaggio il Giulianova per 31-25. Va la rimessa in gioco, Simone Colonnelli verso Stefano Gianella, scambio tra i due. In difesa da parte di Grigiani, rimessa laterale per il Giulianova, secondo fallo, scambio tra Patani e Canzineo nelle file dell'Isernia Basket, rimessa laterale in favore degli ospiti. Colonnelli, azione personale di Giangelis che però non riesce a concludere. Norcino, sbaglia il passaggio Grigiani, il fallo in difesa con canestro da parte del Giulianova e si porta a quota 33. Tiro libero aggiuntivo dunque per Simone Colonnelli. Esce Trigiani ed entra Melchiorri. Minuti e 54, 33 Giulianova, 25 Isernia. Va Simone Colonnelli,
34esimo punto. Il fallo questa volta fischiato su Solari da parte di Ricci e dunque tiri liberi per Marco Solari. Cambio nelle file del Giulianova, esce Simone Di Diomede e rientra Ludovico De Paoli. Solari ai tiri liberi. Sbaglia il primo, si prepara per il secondo, realizza il 26esimo punto, 34 che attacca, 26 di difende, Canella, Diomede, Colonnelli, Gallerini, De Paoli. Fallo commesso da Sipala, anzi da Solari, due tiri liberi per Ludovico De Paoli, 34 Giulianova, 26 Isernia, 3 minuti e 39. Di Cialella su Solari, tiri liberi per Marco Solari. Cambio, rientra Ricci nelle file del Giulianova ed esce Danilo Gallerini. Due opportunità per Marco Solari, sempre 10 lunghezze di differenza. Sbaglia il primo tiro, si appresta al secondo, 29 a 38, Cialella chiama lo schema, Ricci, De Paoli, il blocco per Colonnelli, lo tiro da tre di Colonnelli, palla sul ferro, il rimbalzo di Solari, Solari verso Norcino, Norcino da tre, realizza out sul 38 a 32. Dunque un Isernia Basket che alterna a giocate buone a giocate quanto mai poco positive. Sì, alti e bassi, comunque stiamo diciamo rientrando in partita perché sono solo 6 punti. La partita è ancora è lunga, però nell'ultima fase stiamo difendendo discretamente, anche se loro stanno tirando bene, cioè vanno bene col tiro da tre, praticamente non stanno sbagliando niente da lì. Gli arbitri concedono un gioco molto da regolamento, molto maschio. Maschio, sì, fischiano poco, insomma, i contatti non tanto li fischiano. Però
per tutte le squadre, devo dire, non è che stanno facendo lo stesso metro di giudizio. Sì, stesso metro, quindi no, la partita è aperta, ancora loro stanno giocando bene, però noi siamo in una fase discreta, siamo ripresi un po' rispetto all'inizio. 2.37, 38 chi attacca, 32 chi difende. Per i ragazzi allenati da Antonino San Filippo. Melchiorri, il tiro da tre sbagliato da parte di Patani. Colonnelli, De Paolo sotto, sbaglia la conclusione. De Paolo forse ha subito il fallo, poi c'è il fallo da parte di Colonnelli su Salari. Tiri liberi, ammonizione per la panchina ospite. Va ancora dalla lunetta Marco Salari. Tiro libero per Salari. Ancora un'opportunità per accorciare le distanze. Realizza il 33° punto. 1 minuto 34, 38 Giulianova, 33 Isernia. Sacripante, adesso Colonnelli, Idiomede. Colonnelli contro Melchiorri, fallo di Melchiorri, tiri liberi per Simone Colonnelli, 1 minuto e 17. Va Colonnelli dalla linea della carità. Realizza il 39° punto. Seconda opportunità per il Giulianova. Sempre Simone Colonnelli. 2 su 2, 40-33. Dall'altra parte riparte Marco Salari. Si pala. Il fallo in difesa da parte del Giulianova, da parte di Ricci, dunque tiri liberi e cambio nelle file del Giulianova. Esce di Diomede e rientra Danilo Gallerini. Tiri liberi per Salari, 1 minuto e 8 secondi, primo tiro libero, questa volta vediamo se azzeccherà anche il secondo. 34-40, 35-40, un minuto alla conclusione della metà di questo incontro valevole per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, girone D. E intanto c'è Gallerini che dall'altra parte
realizza il 43esimo punto per il Giulianova. Salari, il blocco di Patani, lo scambio tra i due, controllo inguardabile da parte di Patani, 41 secondi a disposizione per la fine del tempo. Chiama lo schema il Giulianova, Colonnelli, carico per Gallerini, Gallerini da sotto, il passaggio e l'errore da parte di Metallo, ancora in maglia blu, e c'è il fallo di Sipala, dunque tiri liberi per Danilo Gallerini, 23 secondi, 43 a 35, time out, un Giulianova che alla fine è più pratica di un Isernia Basket. Sì, sono stati un po' più attenti, però recuperato questa palla con un fallo, insomma non so se c'era il fallo, lui aveva quasi sbagliato, però comunque vanno a tiro, comunque sono pragi, in effetti sì, così. Mi pare che però grosse idee difensive di Isernia Basket non ne ha, loro sono velocissimi, hanno i tre piccoli che tirano in maniera incredibile. Sì, loro hanno una buona organizzazione in attacco, giocano bene, si spostano bene, sfruttano bene i blocchi, scaricano bene la palla, sia sul lungo e sia sulla guardia che si posiziona per il tiro da tre. Oltretutto loro hanno dei buoni tiratori e giustamente hanno una percentuale molto alta al tiro da tre. Per questo stanno su di 8 punti. Sì. Che si deve fare in questi casi come la regola del basket? Innanzitutto devono cambiare uomo e non devono lasciare nessuno libero, perché se rimane l'uomo libero per il tiro naturalmente, e devono fare cambio sistematico, rischiare qualcosa, perché comunque loro hanno un lungo che pure è bello grosso, insomma quando si piazza in mezzo all'area diventa pure difficile. Opportunità, 43, Giulianova, 35 metri, realizza il secondo, 44 a 35, ritornano a 9 le differenze tra le due squadre, 9 punti, Salari, guarda il cronometro, 10 secondi a disposizione, vediamo come sfrutterà il tiro da 3, palla sul pezzo. A 35 si conclude anche il secondo quarto per il Giulianova.
45esimo punto. Ancora tiro a disposizione e ancora un canestro. 46-38, aggressivo il Giulianova, Norcino per l'Enticeo, Salari, il fallo su Salari, rimessa laterale per Vicente Basket, il fallo da parte di Giuseppe Sacripante, ha lo stesso Salari la rimessa verso Norcino. Salari, il tiro da tre, il canestro di Claudio Patani, 41esimo punto, chiama lo schema Sacripante, scambio con Ricci, ancora Sacripante, Ricci al tiro, palla di ferro, il rimbalzo di Serio, Salari. Ancora Salari in azione personale, il tiro da tre, palla sul ferro, nulla di fatto. Sacripante accelera il ritmo per il Giulianova. De Angelis da sotto sbaglia la conclusione. Sempre Salari, Tatani, Norcino. E poi il rimbalzo da parte di Serino e il canestro del meno 3. Chiama lo schema Sacripante, Ricci, Colonnelli, ancora Sacripante, verso De Angelis, Ricci, frazione di passi. Viene fischiato fallo all'Enticeo, rimessa laterale, due falli dell'Isernia Basket contro uno commesso da parte della squadra in maglia blu. Blocco di De Paoli, il tiro di Colonnese sul ferro, il rimbalzo dello stesso De Paoli e c'è il fallo di Norcino su De Paoli. Tiro liberi per Ludovico De Paoli. Primo tiro da parte di De Paoli. Palla su. Si appresta al secondo. Realizza 47-43, Salari, più di lui Ricci, gli tocca la sfera ma è conquistata da Patani che realizza il 45esimo punto. Time out chiesto dal Giulianova che è guidato da Ernesto Francani. Un inizio buono dell'Isernia Basket. Sì, siamo rientrati benissimo in partita, i primi tre minuti alla grande, proprio. Forti in difesa e in attacco spietati, non abbiamo sbagliato niente. Ora speriamo che continuiamo così. La partita è lunga, però dobbiamo essere forti. La nostra forza è la gioventù, magari dai nostri ragazzi. Normalmente nelle partite finora viste l'Isernia è partita bene. E poi pian piano ha avuto un calo. Sì, però cioè, non è detto perché ultimamente, cioè, almeno pure contro il Benapro non è sembrato così, insomma lì siamo partiti bene, però poi nell'arco della partita siamo stati sempre in vantaggio, quindi abbiamo guidato bene la partita fino alla fine. Speriamo che oggi nel finale tirano fuori tutto quello che abbiamo tirato fuori nel primo tempo. È pronto per la ripresa, 47-45 per il Giulianova a 7 minuti e 12 secondi dalla conclusione del terzo quarto.
Pante, Colonnelli, Ricci, il tiro per De Paoli e il canestro del 49esimo punto. Salari, Morcino, Salari da 3, 48-49, meno 1, 6 minuti e 37, De Angelis, Ricci, scarico e il tiro sbagliato questa volta da parte di De Paoli, Norcino, il tiro di Norcino e il canestro, primo vantaggio per la formazione di casa, più uno a 6 minuti dalla conclusione del quarto. Ricci, scambio con Colonnelli, Ricci, Colonnelli il suo tiro e palla nel canestro, più uno, Giulianova, Salari, chiama lo schema. Salari, scambio tra due, 10 secondi alla conclusione del tiro da tre da parte di Mattia Norcino che porta a 53 i punti dei padroni di casa. Sacripante, Ricci, Colonnelli, De Angelis, fallo da parte di Patani, laterale, esce Sacripante ed entra Cianella, esce anche De Angelis ed entra Gallerini, quarto fallo di squadra in questi ultimi 5 minuti e 15 secondi. Il Giulianova avrà a disposizione i tiri liberi, ogni qualvolta riserva commetterà un fallo. E c'è il fallo fischiato a Serio, dunque parità più tiro libero per Ricci, esce Serio ed entra Gazzineo, va Antonello, 53 pari. Realizza più uno per la squadra ospite, 5 minuti alla conclusione del tempo. Norcino, blocco di Gazzineo, Norcino lo scarico, però il passaggio sbagliato per Gazzineo e dunque sfera riconquistata dal Giulianova con Cianella. Verso De Paoli, finisce forse un fallo. Dall'altra parte sbaglia la conclusione due volte la squadra in maglia bianca, il contropiede e il canestro da parte del Giulianova con Gallerini del più 3, 56-53. Salari, fallo su di lui da parte, anzi no, c'è infrazione di passi da parte del play in maglia bianca, 4 minuti e 13, ancora opportunità per il Giulianova di allungare il passo. Cianella verso Colonnelli, Ricci, Cianella, De Paoli, sbaglia la conclusione da sotto, poi c'è il pallone recuperato da Salari, ma ha toccato la linea che delimita il campo e dunque rimessa laterale per il Giulianova. Rimessa
messa in gioco dunque per il Giulianova. Blocco per Gallerini, Gallerini a Ricci, azione personale e lo scarico e il tiro da tre da parte di Colonnelli che porta 59 a 53 più 6. La fase favorevole a Giulianova, niente, un paio di errori in attacco si sono costati questo dal break del Giulianova. Purtroppo quando si sbaglia il tiro da sotto e poi conclude dall'altra parte come fa, insomma, diventa difficile. Altra infrazione del nostro Playmaker che ha recuperato la palla, però è uscito fuori dal campo, poi ha ripreso lui la palla, giustamente l'arbitro ha fischiato campo a palla fuori, perché comunque tutta la parte del fuori campo puoi entrare e prendere la palla. E niente, decisione giusta è palla da persona. Genità dei padroni di casa. Sì, genità, purtroppo si pagano e questo è un piccolo vantaggio, un piccolo break, ora sono dei punti. Eravamo in partita, stavamo benissimo, poi di questo c'è stato un piccolo blackout. Speriamo che sia limitato a questo episodio. Tutto può essere ripreso. Salari alla rimessa, Giulianova in pressing. Salari. Sì. Norcino raddoppiato. Venticeo, Norcino, il tiro, palla sul ferro, però il rimbalzo di Gazzineo e c'è il canestro e il fallo su Patani, il fallo di De Paoli e dunque tiro libero aggiuntivo 59 a 55, cambio delle file del Giulianova, esce De Paoli ed entra di Diomede. Tiri liberi per Patani, tiro libero per Patani, sbaglia il tiro, il rimbalzo è del neo entrato di Diomede, chiama lo schema Cianella, Ricci per Gallerini, perde palla però Gallerini, Norcino, azione personale di Nocino, lo scarico e il canestro da parte di Gazzineo che sigla il meno 2 a 2 minuti e 58 dal termine del terzo quarto. Ricci e Angelis, c'è il fallo di difesa da parte di Gazzineo, tiri liberi dunque per il Giulianova. Va Simone Colonnelli. Primo tiro libero per Simone Colonnelli. Realizza 60° punto, 3 punti di vantaggio per il Giulianova. Ancora opportunità, questa volta sbaglia il primo errore da parte di Colonnelli dai tiri liberi. Salari, Patani, con un po' di fortuna il Giulianova conquista la sfera e dunque rimessa laterale per la squadra abruzzese, 60-57 per chi attacca. Chiama lo schema Cianella, Gallerini, Ricci, fallo in avanti in attacco da parte del Giulianova, il cambio nelle file dell'Isernia Basket. Escono Patani e Lenticeo, rientrano Sipala e Melchiorri. 2 minuti e 18,
alla conclusione, sempre più 3 per la squadra abruzzese. Salari, Sipala, Salari, il fallo da parte della squadra in maglia blu e dunque tiri liberi per Marco Salari. Rientra De Angelis ed esce Colonnelli. Con in avanti anche Liserna Basket, potrà sfruttare per ogni fallo della squadra avversaria la possibilità dei tiri liberi. Indovinato il primo da Marco Salari, si prepara per il secondo, sbaglia il rimbalzo, in qualche maniera rimane nelle maglie bianche. Salari sbaglia però lo scarico, ne approfitta il Giulianova con Gallerini. Gallerini verso Ricci, il blocco, il passaggio da sotto, De Angelis sbaglia la conclusione, si prende la sfera a spicchi la squadra di San Filippo con Marco Salari. 60 chi difende, 58 chi attacca. Il fallo da parte di Sipala, però si è visto chiaramente la spinta da parte di De Angelis su Sipala. L'arbitro ha visto soltanto l'ultima parte e dunque tecnico per le proteste anche alla panchina dell'Isernia Basket. Tiri liberi per Ricci a 1 minuto e 32. Prova il primo tiro Antonello Ricci, lo sbaglia e rimessa laterale per il Giulianova che è in vantaggio per 60 a 58. Diomede alla Cialella, Ricci, De Angelis, il tiro, palla sul ferro, il rimbalzo e il fallo in attacco da parte del Giulianova. Due tiri liberi dunque per Marco Salari. Possibilità di impattare l'incontro, il fallo era di Simone Di Diomede. Marco Salari e tiri liberi. Realizza 59esimo punto. Sempre 1 minuto e 18, parità. Chiama lo schema il Giulianova con Cianella, Gallerini, Diomede, Gallerini, il tiro sbagliato, Gallerini, il rimbalzo per Salari, Salari da 3, palla sul ferro. Ora parità a 40 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Blocca il palleggio Cianella. Di Diomede, Ricci, Ricci al tiro, sbagliato il tiro, il rimbalzo da parte di Salari. 20 secondi alla conclusione, però l'Isernia non li può sfruttare tutti quanti. Salari, azione personale, il canestro gli dice e poi c'è il contropiede, anzi no, il tiro da 2 sbagliato da parte del Giulianova e finisce 60 pari il terzo quarto.
questo incontro qui al Palafrenaccio tra Liserna Basket e il Giulianova, valido per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone D. Il punteggio vede tutte e due le squadre ferme sul 60 pari. In maglia bianca Liserna Basket che attacca da destra a sinistra dei nostri teleschermi, ovviamente in maglia scura blu il Giulianova che attacca dalla sinistra alla destra. Prima occasione sprecata dalla squadra allenata, quella molisana da coach San Filippo, mentre per la squadra abruzzese l'allenatore è Ernesto Francani. Quantifica un gloria del basket molisano Gianluca Cannavina. Intanto c'è la deviazione della difesa in maglia bianca, dunque ancora 11 secondi a disposizione per i ragazzi di Francani, gli arbitri pugliesi Antonio Bartolomeo e Tenny Lillo. Gallerini verso De Angelis, ancora De Angelis, Gallerini sono scaduti i 24 secondi e dunque sfera che ritorna tra le maglie bianche. Giulianova attua il pressing a tutto campo. Norcino, Nertiorri, Norcino, Gazzineo, Norcino, chiama Sipala, ancora Mattia Norcino, il tiro da tre, palla sul ferro, sempre 60 pari. Sacripante lo scarico e il canestro realizzato dal Giulianova con Ricci. Norcino più 2, 62 a 60. Il tiro da 3 di Gatti lunga l'indice che porta in vantaggio i locali di Ulma. Però l'arbitro assegna la 2, dunque parità, 62 pari. Gallerini, Sacripante, Colonnese, il tiro, palla sul ferro, il rimbalzo di Lenticeo, si pala, fallo su di lui da parte di De Angelis. Cambio nelle file del Giulianova, rientra Ricci ed esce Sacripante. Si appresta Lenticeo alla rimessa in gioco, sempre 62 pari. Gazzineo, Luca Lenticeo, il fallo su di lui da parte di Cianella, secondo fallo di squadra per il Giulianova in questo ultimo quarto, 14 secondi a disposizione dei ragazzi di San Filippo per realizzare il canestro. Lenticeo, Norcino, Melchiorri da tre, suo il tiro, palla sul ferro, il rimbalzo però è di Luca Gazzineo. Ancora Norcino, tiro di Norcino, palla sul ferro, sempre Gazzineo, riesce a conquistare la sfera, poi c'è il blocco delle mani del Giulianova. Liserna però per la legge dell'alternanza della sfera è costretta a cedere la palla Spitti ai propri avversari. E rientra Salari nelle file dei padroni di casa. Chiama lo schema Cianella verso Ricci.
squadra. Tiri liberi per Andrea Sipala. Prova il primo, lo sbaglia. Si prepara per il secondo. 63esimo punto. Cianella. Gallerini da parte di Sipala, rimessa laterale, ancora 14 secondi a disposizione per i ragazzi di Ernesto Francani. De Paoli, Gallerini, tiro sbagliato da parte del Giulianova e dunque Salari che può recuperare la sfera per i Molisani. Poi il pallone viene deviato dalla difesa in maglia blu e ancora 13 secondi a disposizione di Isernia Basket mentre rientra Colonnelli del Giulianova. Gazzineo, Salari, Sipala, il fallo di Gallerini su Sipala, quarto fallo di squadra. D'ora in poi ricordiamo al quarto fallo il blocco da parte di De Paoli, sempre 9 secondi a disposizione, c'è il fallo da parte di Ricci e dunque tiri liberi per Marco Salari. Salari, nulla da fare, ancora un'altra opportunità per Salari, realizza il P2. Con De Paoli sbaglia però la conclusione il giocatore in maglia Norcino. Salari, ancora Norcino, e il fallo questa volta fischiata alla difesa in maglia blu, tecnico pure al giocatore Sacripante, il capitano del Giulianova. Dunque c'è il cambio delle file abruzzesi, il time out, l'arbitro ha fischiato anche il tecnico alla panchina. Dunque è successo di tutto, di più. Opportunità per l'Isernia Basket a 5 minuti e 31 secondi di allungare il vantaggio. Dipende sempre dai tiri liberi, dobbiamo cercare di essere precisi al tiro libero perché in questa fase è importantissimo, si vince la partita, sbagliamo meno tiri possibili. In difesa stiamo andando bene, stiamo giocando bene, niente, loro continuano a giocare molto duro, l'arbitro ora ha fischiato un po' di falli a favore nostro per fortuna, e questo è importante, realizzare di più.
minuti e 31. Ancora è lunga, non è assolutamente finita. Ancora 5 minuti sono tanti, 5 minuti e 31 poi, non è ancora finita, è tutto da giocare. Sono 5 secondi e 31 centesimi. Ora sì. Però... viene dunque ripreso il gioco. Viene l'arbitro Norcino. E dunque tutto è pronto per i tiri liberi di Mattia Norcino. Realizza il primo. Ancora un'altra opportunità per Norcino. Più 4. Più 5. 67 a 62. Gazzineo, Salari, chiama lo schema Magno, Alzona. Giulianova, Salari, palla sul ferro, recupero da parte di De Paoli, Ricci, De Angelis, Ricci, ancora per De Paoli, il tiro, palla sul ferro, nulla da fare, il pallone è uscito e poi la difesa dell'Isernia spocca la sfera e dunque ancora 12 secondi per il Giulianova a disposizione nel proprio attacco. Ricci verso De Paoli, riesce in qualche modo a riconquistare palla con Colonnelli, Colonnelli scarico, ancora Colonnelli, il fallo, anzi no, i 24 secondi che scadono, i 14, e dunque messa in gioco da parte dei ragazzi di coach San Filippo. Si pala verso Salari. Pala, 4 minuti e 23, Ricci, Ricci verso Gallerini, il fallo di Sipala su Gallerini, fallo laterale, entra Di Diomede ed esce De Paoli. Anche dell'Isernia Basket, esce Sipala ed entra Patani. E 11 secondi. Ricci. Scambio con Di Diomede. Ricci, il tiro, palla sul ferro da parte di Gallerini. Il rimbalzo delle maglie bianche. Patani, Norcino, Patani, azione personale di Patani, però si infrange contro Di Diomede, il fallo di Salari intenzionale, dunque tiri liberi e rimessa laterale per il Giulianova. Va Antonello Ricci. Sì.
per Antonello Ricci. Realizza meno 7. Ancora un'altra opportunità. E porta a meno 6. Però la sfera è sempre per le maglie blu. Sempre Antonello Ricci. Pronto a lui Luca Lenticello. Di Diomede. Ricci. Grazie Leo. Ricci. Scarico per il rimbalzo però ancora del Giulianova, sempre con Ricci. Colonnelli scarica, tentano l'azione da tre con De Angelis e Di Diomede, poi c'è il fallo, anzi l'infrazione da parte dello stesso giocatore di Di Diomede. 3 minuti alla fine, sempre più 6 per i padroni di casa. Orcino. Patani. Salari, 7 secondi alla conclusione, il fallo in difesa da parte di Ricci. Time out, partita vibrante, sì, vibrante, bella fino alla fine. Noi stiamo giocando benissimo in difesa perché sono 2-3 volte che recuperiamo allo scadere dei 24 secondi la palla in difesa, quindi significa che stiamo bene in difesa. Conquistare la palla così carica ancora di più. Niente, ora si è fatto male Ricci perché ha forzato un po' la difesa sul Salari. Naturalmente Salari cambia continuamente direzione e nel cambiamento di direzione si è trovato in ritardo col ginocchio, ha fatto ginocchio in battaglia e si è fatto male. Però spero che non sia niente di grave. Ultimi 2 minuti e 43, mettiamoci nei panni dei due allenatori. Niente, bisogna naturalmente giocare col tempo, col cronometro, non forzare il tiro, giocare al limite, mentre gli avversari devono naturalmente difendere forte, aggressivi, cercare di recuperare qualche palla e andare veloci a canestro, anche se mancano ancora 2 minuti e 43, c'è ancora tempo, non è ancora finita la partita naturalmente. Tutto sta se noi riusciamo a realizzare i tiri liberi. Salari? Salari, vabbè, la prestazione oppure... Il primo è andato, speriamo che nel secondo. Ecco, dai. 72-64, 2 minuti e 43. Diomede, Colonnelli, il tiro da tre del Giulianova, palla sul ferro, il rimbalzo è di Patani, Norcino, Salari, 2 minuti e 20, Gialella su Salari, perde palla però Salari, il contropiede con De Angelis. Poi da sotto il fallo da parte di Lenticeo e dunque tiri liberi per il Giulianova, 2 minuti dalla fine. Va Danilo Gallerini. Realizza il 65esimo punto per il Giulianova, ancora un'altra opportunità. ...66-72... aggressivo il Giulianova ovviamente. Salari, Norcino, Patani. 15
secondi a disposizione. Norcino, Salari, Lenticeo, Salari. Il fallo da parte di Gianella, due tiri liberi per Marco Salari. Salari ha fatto giocare la squadra, adesso ha mangiato un po' di secondi e alla fine hanno fatto fallo per i due tiri. Stato bravo. Un po' di fortuna. Ultimo. Squadre. Un minuto e 24. Un minuto e 24, 5 punti. Ancora manca parecchio, 24, 5 punti, dobbiamo gestire la palla, continuare a gestire la palla, cercare una soluzione facile oppure un fallo e non sbagliare i tiri liberi. Purtroppo in questa fase non possiamo sbagliare, sono loro che devono recuperare, quindi loro forzeranno in difesa, quindi qualche fallo lo faranno sicuramente. Rimessa dunque per l'Isernia Basket, 1 minuto e 24 alla conclusione di questa partita. Va la rimessa, Mattia Norcini. Di Diomede, palla che non entra nel canestro, rimbalzo del Giulianova, un minuto alla conclusione, ancora il Giulianova in avanti, il fallo da parte di Cazzineo, tiri liberi dunque per il Giulianova, 57 secondi dalla conclusione della partita, va Danilo Gallerini. Tiro libero corto, ancora un'opportunità, realizza quattro le lunghezze tra le due squadre, 50 secondi dalla conclusione, Patani, il fallo su di lui, due tiri liberi per Patani. Ed ora assisteremo alla sagra dei tiri liberi, sì. Con Patani. Sì, Patani speriamo che realizza, perché è importante. Hanno bloccato subito il tempo. Perché... Ok, bravo. Più 5, devono fare almeno due tiri per recuperare, quindi speriamo che metti pure il secondo. Secondi alla conclusione, Gallerini da tre, sbaglia il tiro, il rimbalzo di Norcino, il fallo su Norcino, 34 secondi alla conclusione, il fallo da parte di Colonnelli, tiri liberi per Mattia Norcino. Cambio
esce Patani ed entra Sipala. E niente, magari il primo, speriamo almeno nel secondo, perché prima avevano fatto i tiri. Secondo. 30 secondi alla fine, tiro da 3 di De Angelis, errore di Sipala, 73-75, tiro libero aggiuntivo per De Angelis e dunque partita che si riapre a 25 secondi dalla fine del match. Va De Angelis. Simone De Angelis. Realizza il meno uno. 74-75. Un errore in difesa è costato parecchio. L'avevo detto io, la partita non è finita. Infatti sono rientrato con un errore, innanzitutto gli errori dal tiro libero, col tiro libero di Norcino, poi l'errore in difesa, un fallo, cioè stava in ritardo, gli è andato addosso dopo il tiro da tre realizzato, quindi 4 punti, azione da 4 punti, siamo più 1, speriamo che i nostri ragazzi ora entrano in campo, non perdono la testa, siamo comunque un punto avanti, giochiamo la palla fino al limite, almeno che loro non bloccano il tempo per realizzare i diritti, sicuramente loro bloccheranno il tempo, che non penso che fanno passare i secondi così. 25 secondi alla conclusione, è già rientrata in campo la squadra in maglia bianca, i padroni di casa, ed ecco anche il Giulianova per questo derby Abruzzo-Molise. Salari, fallo subito fischiato. Tiri liberi per Marco Salari. Come ho detto, ora la palla diventa pesante. 3 secondi sono passati, mancano ancora 21-22 secondi. E quindi speriamo. Ok, speriamo nel secondo, perché loro sono bravi col tiro da tre, almeno con 21 secondi insomma possono recuperare e pareggiare se con un tiro da tre. Ok. 21-58, ultima azione, Colonnelli, fallo, l'opportunità di pareggiare da parte del Giulianova per i 3 tiri liberi. E dovrà tirare Danilo Gallerini. Il bello di questo sport, il bello di questo sport che non ha mai finito. Speriamo che sbagli almeno uno, così abbiamo la possibilità. Speriamo che qualcuno li sbaglia, purtroppo altro secondo me ne andò a dare tre tiri, ha preso la palla comunque. Okay. Speriamo che sbaglia pure il secondo. Bisogna essere vigili al rimbalzo. Sì, dobbiamo essere bravi, tagliare fuori e recuperare la palla. Subito fallo, 6 secondi ancora. Opportunità per i termini a basket. Dicevamo, la palla a canestro, uno sport così affascinante che non dà mai nulla tutto di scontato.
è bella proprio per questo, emozioni fino all'ultimo secondo. Ancora non è finita perché speriamo nei tiri liberi. Loro comunque hanno 6 secondi e 76 per fare un altro tiro, c'è ancora tempo per fare un altro tiro. Dalla lunetta speriamo almeno un tiro, perché due sarebbe meglio, perché devono fare due tiri, però è importantissimo. La palla scotta, ok. Addirittura il coach potrebbe optare pure per un fallo per fargli fare, se realizza va bene. 6 secondi più 4, 5, il tiro, palla sul ferro e Liserria conquista la seconda vittoria casalinga, 79-75 sul Giulianova.